Ragazzi, prima di iniziare mi raccomando, voglio subitissimo un bel like, perché questo video è veramente veramente importante. Oggi ragazzi proveremo un personaggio che purtroppo non ho pulato, al mio rammarico, perché è uno dei personaggi che nell'ultimo periodo veramente bramavo di più, proprio in assoluto, perché è bellissimo, OP, per non dire broken, perché è veramente forte. Ed è bellissimo, veramente bello. Quindi, mi raccomando, subitissimo un bel like per supportare il canale. Vi ricordo, preparatevi a bomba per il video pool, perché su Legend e su Dokkan sta per esplodere il mondo per Natale. Detto questo, buona visione! Boys, e bentornati oggi su Dokkan Battle Jap, belli, pronti, che prontelli per andare a testare un team che a dir poco farà dei danni abnormi. Ragazzuoli, o per meglio dire, non è che faranno dei danni abnormi, un personaggio farà dei danni abnormi. E ragazzuoli, ovviamente sto parlando degli Ovus Persia dell'R, che ovviamente non ho pullato, perché sì, ho pullato quasi ormai tra due video e qualche molto off cam più di 600 stone senza trovarlo. Ho trovato un po' dell'R, ho trovato Baby, ho trovato Freezer, ho fatto il video delle 40 LR, che è quello pinnato sul canale, però non Goku. Quindi ragazzuoli, poi prenderemo Friend. Come si struttura questo video? Ovviamente ragazzi, andremo nel rival di Goku subitissimo con una turnazione, ovviamente una rotazione, che saranno delle due LR del terzo anniversario, ovviamente più che altro per tenere occupata quella rotazione con qualcosa di interessante che magari ci può anche aiutare sotto l'aspetto del refill no item, e l'altra sarà per appunto Goku Special Namek con l'LR. E ovviamente ragazzuoli, a girare avremo sempre un buffer. Sto parlando ovviamente del Trunks Super Saiyan Resa, ottimo PG, Goten Resa, che non è un buffer ma ci cambierà le orb, e poi ovviamente Gohan, perdonatemi, quello Muviro, che è uscito per appunto quella Kamehameha, che è un ottimo PG e buffer per appunto Muviro, che per appunto quel PG là rientra nella Muviro. Quindi ragazzi, noi non ci dilunghiamo fin troppo e andiamo subitissimo dritti per dritti nel rival di Goku, e andiamo alla ricerca di Goku. Non è Namek ma è LR, e adoro i personaggi super AGL. Io non ci sto a credere, sono tutti Gohan. Ma ragazzi, ma mi sbaglio o non c'è più una fine? Cioè è bellissima sta roba, guardate la lista dei friend è infinita, sembra veramente infinita. Comunque, tutti con ability free immagino, vero? E infatti tutti ability free, e noi ci va benissimo. 439.000 HP più che altro ragazzi, ho messo anche un po' di buffer in più rispetto a quante ne vedremo di solito in un team normale, proprio perché innanzitutto per forza di cose mancava un personaggio a livello di rotazione, perché a parte le rotazioni principali il resto lo metti o buffer o quello che è, insomma, o orb manipulator o quello che comunque ti serve principalmente per boostare un po' il team. E poi più che altro perché il leader stesso Goku buffa un attimino meno a livello di stats di un Goku Namek, quindi un attimino per compensare le cose abbiamo il buffer che ci tira su un po' il tutto. E ragazzuoli, ovviamente Gogeta in turn, pensate che pronuncia ragazzi proprio accademica. Andiamo subitissimo con tantissime orb, arcobaleno, sentite, non dico neanche rainbow perché sono troppo italianizzato in questo video, quindi noi andiamo subitissimo con l'orb arcobaleno, sentite un po'. E quindi ragazzuoli, andiamo a stecca. 2009 ragazzuoli per il nostro Gogeta LR, ovviamente non ve lo sto neanche a dire, non finiremo la rival, ma l'avete bello capito che i video in questo modo, dove cerchiamo un personaggio, testiamo un personaggio o un team in particolare, non finiamo mai la rival, anche perché non ha senso far durare un video mezz'ora per far vedere un personaggio che ti ci vogliono 5 minuti per vederlo perlomeno già boostato abbastanza, perché andare avanti, sì, lo vedi sempre più forte, ma poi alla fine arriva un video di mezz'ora, lo taglio, dura 23 minuti di video. A parte questo, turnazione bella che impostata, andiamo subitissimo con tantissime orb per il nostro Goku. Ovviamente diamo quel rainbow, perché io voglio fare una cosa, visto che voglio giocarmi un attimino più sulla carta, voglio giocarmela così, sono stronzo ma voglio giocarmela così. Più che altro ho messo davanti Goku ragazzi, ho dato tutte le rosse a lui, perché almeno è enfatico. Oh, neanche a farla apposta, meno male ci ho messo le setere davanti. Sono un genio, l'ho predictata. Ma che te può sta mai che te predicto ste cose io? Però adesso dico, oh, 3.700.000 ability free con un buffer e basta, ragazzi, questa è una bomba, oh. Guardate qua, sembra un dio quando fa questa scena.
bellissimo. Disintegralo, 1.700.000 mili di free. Prima rotazione, fantastico. Ovviamente ripeto, solo per chiarire un attimino. Là non gli ho dato l'orb rainbow perché ho messo le STR davanti. Per quello. Perché se no era solo, ovviamente potevamo dare di quelle. Però noi andiamo subitissimo con Vegito qua davanti, Gogeta qua di dietro e Gohan che laggiù in fondo, ovviamente non servirà a una beata ceppa, ma comunque, anzi, forse ci farà buscare anche troppo Gohan. Oh, ma che è il mood delle special al primo PG? Cioè, ci ho tirato due special su due tornazioni diverse di fila, tra l'altro, il primo attacco, due special, bellissimo. A questo punto ci metto sempre con una mecca davanti, cioè, che roba è? Tra l'altro è bellissimo vedere che comunque le due LR del terzo anniversario ancora oggi fanno dei bei dannetti. Va bene, sono abiliti altri, quel che volete, ma sono veramente contento di questo. Ovviamente ragazzi cercheremo anche un attimino di skippare le rotazioni dove non è presente il Goku nuovo, perché un attimino sì, è il Goku nuovo la regina di questo team, cioè la star di questo video, quindi un attimino il punto focale. Guardate quante orb rainbow ragazzi, mamma mia, mamma mia ragazzi, 670.000, quante orb rainbow ha generato, mamma mia ragazzi, che spettacolo. Da qui anche un buffer Move Hero, quindi con una mech che non verrà boostato. 4 milioni ability free, io non ho parole, non ho parole. Quanto danno gli fai? Cioè, giocare questo personaggio è veramente uno spettacolo, ragazzi. Guardate qua che bello, tra l'altro, con questa roba che hanno messo, che puoi decidere se il capo è oscurato oppure no, vederlo là, ma è uno spettacolo. Cioè, non si può dire niente con quelle LR. Io più che la vedo, più che la voglio, però purtroppo non è che ci posso buttare migliaia di stone come Goku una mech, perché sennò diventa Goku una mech 2, ragazzi. Cioè, diventa veramente il meme, il nuovo meme del canale e del mio account, quindi no. Non voglio assolutamente buttarci altre stone, lo comprerò con i coin più avanti, ovviamente quando tornerà tra un po' di mesi. Ma no, attualmente no ragazzi, non voglio, anche perché in vista di tutto quello che sta per uscire su Dokkan, Mageta, nuovo Super Saiyan 2, su Legends, assolutamente da pulare, sono altre bacce attualmente, quindi sì, è un dispiacere, però lo giocherò un attimino come friend in questo modo, lo vedrò un attimino diverso da come lo vorrei giocare io, però ci sta, intanto è anche un po' il bello di Dokkan, no? Ti dà comunque la possibilità di vedere il personaggio, di giocare il personaggio anche se non l'hai purato, a differenza di Legends che se non l'hai purato non lo giochi, quindi quello è un attimino il vantaggio di questo gioco, che comunque uno ti fa, cioè, può anche dire ok, uno non ci puro perché tanto se lo voglio giocare voglio difendere, lo prendo, come in questo caso. Quindi subitissimo un botto di orb rainbow per noi, anche se a dire il vero, oddio, qua ne prendi due in più, però vabbè, no, non ne prendi due in più, qua è meglio, non c'è niente da dire, qua è meglio, anzi qua è meglio ancora ragazzi, quindi non andiamo di qua. Subitissimo a stecca contro un tech. Sono curioso ragazzi, ovviamente non gli faremo tantissimi danni, anche perché c'è Gohan che non è un buffer, è soltanto un orb manipulator, quindi in questo caso ci ha cambiato un po' di orb rainbow. 3.2 milioni, nettamente meno rispetto a prima. Era meglio se mettevamo con la mech davanti. Va bene, non è quello il problema. 1.5 milioni, 500.000. Meno male che ci tanca. Tanto non abbiamo neanche visto la sua difesa, anche perché sì, devo vederla, 900.000, ok, molto poco da parte di Goku una Mac, ma mi va bene così, non è la star di questo video, non è il PG che deve far danno, e attualmente come rotazione, attualmente ovviamente, Goku e Gogeta e Vegito sono migliori, ma a prescindere, è un attimino il brutto, qua Gogeta prende il buff e Vegito no, quindi andiamo ovviamente con Vegito che lo one shot, e il resto ragazzi è storia, non avrebbe senso mettervi tutte le parti di questa run al completo, quando poi per vedere il personaggio si avevano semplicemente le sue rotazioni, quindi queste qua di Vegito e Gogeta sono semplicemente un di più, e l'aver messo Vegito e Gogeta all'interno del team, non fraintendete, non è che l'ho messi perché erano i best PG da giocare, ma semplicemente perché era la rotazione vuota, tanto per riempirla ci ho messo quelle due, a prescindere. Ok, buffer, dopo AGL, andiamo a stecca, un bel po' di orbe per noi, con 598.000, ovviamente non sto neanche a contare da quale strada è meglio prendere le orbe, quale no, quindi siamo un attimino in questo modo. Comunque lì ha preso 4 orbe rainbow e altrettante normali, non mi ricordo quante ne ha prese, tipo 3 normali, quindi guardiamo un attimino. È veramente un bel personaggio ragazzi, il fatto che comunque lo puoi giocare con questi team qua, dove arriva a caricare comunque 3.5 milioni, e attenzione, se lo giocate in doppio Goku una mech, quindi un buff maggiore rispetto al doppio Goku LR, oppure 1 e 1, arriva anche ad ability free facilmente 4 milioni di carica, che è tantissimo ragazzi per un ability free, è tantissimo, cioè è veramente alta sta roba, è altissima per un ability free, inoltre tanca per bene o male, tanca, quindi è
nell'R completa. Nell'R completa, ragazzi. Ammare Vasa, secondo me, tra le più forti del gioco. Cioè, è veramente rotta, stelle. A me piace un casino e la voglio. Ovviamente qua, ragazzi, siamo di fronte ancora una volta alla classica rotazione buco. Perché comunque, ovviamente, come ho detto poco fa, ci deve essere la rotazione vuota, quella comunque dove prendiamo tempo. E quindi un attimino prendiamo tempo, semplicemente è una rotazione che va fatta, quindi ci fa la special sufficito, grazie 80.000, ok, se era con una Mac 150 ce le beccavamo, ma easy, quindi parte subito Vegito con un bel po' di danno, 1.000.000, tra l'altro non critta nessuno sto video, cioè non sta crittando nessuno, questa cosa è bruttissima. Cioè non sta crittando nessuno, 1.100.000, non critti né additional né nulla di nulla, bruttissimo, tra l'altro... Penso che in questo video arriveremo al massimo da Goku Blue ad esagerare. Tra l'altro la Docker Mod non la faremo qua, tra la brutta cosa. Questa è una brutta cosa. Questa è una bruttissima cosa. Che tra l'altro fermi tutti. Io ve la butto là. Questa Active Skill non l'ho mai vista. Quindi la volevo un attimino vedere. Più che altro spero che l'attaccare con lui nei momenti Docker Mod. Quindi perfetto, non ce l'aumenta. Quindi un attimino un prendere tempo. E anche perché andiamo così a stecca, almeno il Docker Mod lo tiriamo. A parte lo tiriamo uguale, quindi non ha senso aver tirato questa roba. Vabbè, l'ho attivata più che altro perché non l'ho mai vista. Vedete la sotto questo aspetto, non l'ho mai vista da vivo. Quindi ho comprato Goku una Mac e l'ho giocato 3 volte. Tutto sto meme di Goku una Mac l'ho giocato 3 volte. Sì, è un po' un rip perché alla fine che cazzo lo voleva fare se l'ho giocato 3 volte, forse meno. Ma con 3 special riusciamo a batterlo? 300.000. Dimmi che non che ce la facciamo a vincere. Dimmi che ce la facciamo a vincere. 300.000, non ce la facciamo a vincere, vero? Sì, ma un crittino lo può anche fare, eh. Un crit e basta. Uno. Oh, da 300.000 è passato a 1.300.000. Decisamente più alto rispetto a prima, ma comunque ancora niente. Dokkan Mod, ovviamente. Io, sì. Più che altro ovviamente ho fatto quella cosa ripetere a Docker Mod, ma non ci ho neanche pensato che poi quando tornavamo la rotazione era la stessa. Quindi, cioè, anch'io ancora, spero... oddio, andiamo in Docker Mod per vedere un attimino se riusciamo ad arrivare alla Docker Mod. Ragazzi, ho fatto il reset perché se poi ci arriviamo e toccava il Goku una Mac era un po' un rip. Tra l'altro, quanta difesa ha? 105.000, oh mio Dio, ci può veramente far perdere, ragazzi. Non penso di arrivare alla Docker Mod, ma comunque è stato un attimino un proviamoci. E a dire vero ci arriviamo? Non ci arriviamo. Oh, come al solito, è incredibile. Quel cazzo di puntino che non ci va. Va bene così. Ho una Mexico, ho una Mecha, e tonfa. Ho Spirit Bomb. Bellissimo attacco. Quanto ha caricato che non l'ho manco visto? Quanto fa? 500.000. Ecco il problema maggiore di questo personaggio. Ma tra l'altro era anche quello che è il fossato, no? Che se gli davano anche quella cosa, era diretta al fossato e tutte le altre carte del gioco erano dietro al fossato. Cioè, nel senso, era la carta più broken del gioco se gli mettevano un type con il crit ad ability free a mani basse. E noi abbiamo perso quasi. Per miracolo no. E probabilmente diventerà nuovo Gogeta e Gogeta dalla prossima turnazione. Quindi io vi dico anche che la prossima sarà l'ultima con Gogeta e Vegito. E la prossima dopo ancora sarà l'ultima con Goku e Goku. Perché sì, qua facciamo Docker Mod e lo disintegriamo male perché c'è Vegito Int e easy. Ok, andiamo a stack, ragazzi. Docker Mod ovviamente con Vegito che addirittura ha superato di pochissimo il 18 kg. Quindi andiamo subitissimo, proprio prontissimi. Unica cosa, questa è l'ultima turnazione con Vegito e Gogeta. Questa, a parte i counter da 500.000, cioè, mamma mia, ma Vegito e GLK a livello di counter, oh. E comunque sono rimasto veramente contento, ma va più lento se sbaglio così, veramente. Sono rimasto veramente contento da Goku, ragazzuole, perché Goku è un LR Ability Free. Non penso Ability Free, anche perché c'era solo Ability Free, come avete visto. Si è rivelato un LR Broken Ability Free. È broken, ragazzi, secondo me supera la Family Ability Free. È arrivato a fare dei danni, a caricare 4.000.000 e passa da Ability Free... Con i buffer va bene, ma anche la Family va giocata con i buffer per i key, soprattutto all'inizio, quindi è un attimino... Ultima rotazione, ragazzuoli, con Goku, ovviamente qua non c'è il buffer, però comunque cerchiamo di prendere almeno un più orb rainbow possibile, o in generale più orb in generale. Allora, qua ne prendiamo un pochettino, ne prendiamo 6, comprese di 4 rainbow. Qua 3 rainbow e 3 normali, qua 2, qua 3, quindi secondo me la migliore è questa, ragazzi. La migliore è questa, anche perché 2. Non andiamo così, ragazzuoli. Andiamo subitissimo con lui. Tra l'altro che prende 2 kill per ogni orb rainbow con 7% attacco difesa. Cioè è un mostro, ragazzi. Veramente, veramente bella questa carta. È bellissima, bellissima. Penso a mani basse, ragazzi, che essendo anche in del Super Saiyan, e sapete la mia adorazione per il leader Super Saiyan, se mai la pullerò sarà forse l'unica LR insieme a Broly, magari a Go Super Saiyan 4. Forse tra le LR che giocherò più di tutte in assoluto, perché
fottutamente broken, bella e divertentissima da giocare. Comunque, ragazzuoli, per questo video è tutto, l'era veramente bellissima. Spero comunque che il video vi sia piaciuto e mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Comunque trovate il modo per iscrivervi e accendere la campanellina qua sotto dove c'è il logo del canale. Mi raccomando, recuperate ovviamente ora che finisce il video gli altri video che ritrovate qua sotto di parte, ragazzuoli. Siamo anche morti, ma era normale perché non stavamo giocando per vincere. Tutti i video precedenti a questo qua sotto nelle schede. E let's go boys! E ciao a tutti, ragazzuoli!